sicuramente un'occasione. Un ringraziamento a tutti coloro che hanno partecipato prestando il loro servizio alla mensa Sostengo. È stato questo l'obiettivo della serata svoltasi mercoledì 2 settembre nel cortile del Centro Pastorale Diocesano, che ha visto l'intervento di alcuni volontari volto a sottolineare il valore e l'importanza a livello umano che questa iniziativa ha avuto nel suo periodo di attività durante tutto il mese di agosto. Un modo di fare mensa tutto nuovo, che grazie alla collaborazione con la Croce Rossa di Fano e con il gruppo locale della Protezione Civile ha permesso alle famiglie di mangiare il pasto in casa propria, in una condizione il più possibile normale. Presente alla serata anche il vescovo Armando Trasarti. Questo mese subentra la Caritas diocesana, che quest'anno che aveva una nota in più perché veniva a valle del coronavirus, del lockdown, e quindi è stato necessario da una parte dotarsi di tutti i sistemi di sicurezza che prevede la COVID. Il lockdown inoltre ha colpito duramente, facendo sì che quest'anno, oltre agli storici utilizzatori della mensa di San Paterniano, a chiedere aiuto fossero anche le tante famiglie in difficoltà economiche e con necessità di sostegno alimentare. Mentre normalmente la mensa serve a 50-60 persone, qui siamo riusciti ad avere più di 147 pasti al giorno, e quindi il segno di una sofferenza di tante famiglie che soprattutto nella seconda parte del mese si trovano in difficoltà e lo si troveranno ancora di più a seguito delle perdite del posto di lavoro. I numeri ancora così li vogliamo elaborare, però evidentemente ci dicono che questo fenomeno si è aggravato e si prolungherà anche dopo il mese di agosto, per cui sarà necessario intervenire con qualche altra iniziativa a supporto di queste persone che mancano anche dei beni primari.